Ed eccoci qui ragazzi, come sempre bentornati da Pianauta, nuovo episodio con l'Industan, quindi siamo pronti a scatenarci contro questi amici e le truppe stanno arrivando qua, quindi io direi di posizionarci prima, dichiarare guerra ad Ajuran e portare i nostri amici qua su Kilwa a sto punto, portare anche le nostre navi qui e qui. Vorrà dire che nel Malacca ci andremo per via guerriera, insomma, più che poi un giorno ci piglieremo pure le Maldive. Che l'Inghilterra qua è arrivata purtroppo per noi. E grazie a Dio sta in guerra con Kilwa, Antemoro e Mpasai e la perde. Sta in guerra per... Ah, proprio Kilwa si vuole riprendere quella? Va bene, meglio così, dai, ammazzateli. Io potevo sempre salire di livello, diciamo, Western Knights. No, perché ho del Oven Extension, dopodiché potrei, però sinceramente siamo nel 1700 quasi, non ne vedo proprio più il motivo, sinceramente. Tech Trade nel Golfo di Aden. Allora, attacchiamo questi, chiamiamo gli ottomani, boom. Quanti uomini hanno? 0000000. Fa piacere. E attacchiamo questi. Attacca against England, mazzateo. Mercantilismo, sì, ok. Prendi questa. Pasai, pasai. Ma che palle. E pasai. Anjuran ha fatto un uomo, attenzione. Andiamo pure qua. Portami le navi qua perché non vorrei perderle. Pasai. No. Bastardo inside. Dove stai andando tu? Ok. Dungeon Run quanti uomini ha tirato fuori in un attimo, eh? Da che giro stiamo a fare noi invece? E palle pasai. Ti si può proprio girare un attimo. E subito, boom. Pasai, che livello sei? 18, va bene. Ce l'ho un generalozzo, come sempre. Vabbè, piglio questo. Asiatici e africani che si allenano semplicemente perché sono il loro nemico poi alla fine. Questa è l'IA, ragazzi, ve la presento. Non hanno nessun motivo per essere alleati se non rompere le scatole a me. Eh certo, no? Non mica avevamo troppo da fa' noi.
Pieti. Dove vai? Scusa, eh? Chi ti ci ha chiamato? Ce la facciamo? Sai di merda. Alta stima, Pasai. Beh, gli ottomani si stanno sdraiando a Juran per noi. Kiva non si fa vedere. Andiamo qua da Pasai, come va? Francese che va in giro. Portami qui un po' di nave, vediamo se riusciamo a velocizzare sta pratica. Pasai, doppio porto che casca, te ne vai, sì? Maledetti. Vado, cacchio, hanno la capitale. Giuriamo a far pace, no no. Pasai medio, attenzione. Questa è una pace bianca. Vediamo se arrivano le navi nel tuo porto capitale, se cambi idea. Questo chi è? Il Guatemala, praticamente. Allora, vediamo, 1, 2, 3, no, 3, 4, 35%. Non è caduta ancora quella che deve cadere. Tu vai via? Yes. Ha un po' di soldi? Yeah. E la war reparation? No. Vabbè, soldi e basta, dai. Senza manco farti vedere le navi, Antemoro, le faccio vedere a te le navi? E abbiamo fatto la nostra prima colonia, attenzione. A questo punto veniamo qua. Conquer Qatar, il rivale del nostro rivale, Scandinavia di nuovo. Mi piace, eh? Dove sta? Prima che finisce sta guerra con la Juran, qui ci dobbiamo spicciare. Questi sono gli ottomani, no? Ok. Dai, venite. Gli inglesi ci sono, signori, Infatti ecco perché Kilwa non si vede. Oh, si vedono le navi. Vabbè, mettiamo Kilwa al tappeto.
prendili, prendili, prendili. Vabbè, arrivo, eh. Ma non è che ci stiamo a fare tutta kill e botteghe. Ok, tu vai via. Per cento, va bene. In questo momento gli ottomani almeno non verrebbero a dar fastidio. E nessuno ha preso il war goal, l'incredibile. Ok, dai, fatemi cadere questa cosa qui. Forse con un po' di cannone in più. Ce la dovremmo fare. Perfetto, 77%. Dai. Che miseria. Ok, ferma. Ferma, ragioniamo? Non ragioniamo ancora? 4? Province del cazzo africane ti sto chiedendo, eh. Vabbè, andiamo avanti. Vabbè, vediamo se così ragioni. Sì, ciao. Bene, bene, e bene. Cor. Posto. Tu? No? Tu? Dai questo adesso, senza fare errori. War Reparation, Transfer Threat Power. Tu non sei all'interno del Golfo di Aden, non più. Perfetto, ciao. Ok, l'abbiamo fatta. Tieni un generale qua. Aspettate, facciamo un po' di core. Perfetto. Possiamo ancora salire. Shipbuilding time. Marittime Atie. Bella conversione. Scandinavia adesso. Vieni qua. Vieni qua. E vieni qua. Chissà gli ottomani. Cominciamo a scendere, eh. Un po' di popolazione in più là non fa male. Sì, vuoi passare, perché no? Con chi sei in guerra? Sposare? No, mi dispiace. Ok, Global Threat Power più 20%, grande. Più 20 o più 20%? State Maintenance, meno 25%, questo ci darà un botto di soldi. Abbiamo un trade protects against France, facendo l'embargo alla Francia. Cioè, se tipo attaccassimo la Francia, loro non verrebbero. Che combatti in un'altra guerra, altrimenti verrebbero. Addirittura l'Austria? Perché? È protettore della fede, eh? Mi sa, non credo faccia parte dell'impero.
Bella tosta come guerra, vabbè, lasciamo perdere. Ok, io dovrei portare. Ho portato le truppe sulla provincia giusta? Sì. Dovrei portare le navi. Allora. Voi proteggete il Golfo di Aden. E queste proteggono Goa adesso. Ci riportiamo a casa le navi, magari mettiamole proprio a casa casa. Rivale del rivale abbiamo fatto. Conquer Qatar, remove metri pari. Qatar ancora. Che è questo? Non mi potrebbe, non mi dispiace. Che cosa mi dai? Manpower recovery speed. Che non è un problema, siamo al massimo dopo una guerra. Ci dovrei pensare, se no mi conviene più scendere contro questi qua, eh. Pasai. Pasai di merda. Sta sempre contro di me in ogni modo. È alleato con mezzo mondo. Chilwa, Antemoro, Pattani. Fidatevi voi con noi. No, tra 4 anni. Vabbè, io mi piglierei questi. Kedda o Pattani, una di due. E Pasai la respingeremo di nuovo, stavolta magari una pace bianca così ci arriviamo da torno. Venti di prestigio così durante. Pasai, come sempre, ha un sacco di uomini. 27, 48. Vabbè, bastiamo. A livello navale, invece, 9, 10, 31. Ah, il livello navale sta inguaiata. Quindi, se io prendo quelle mie due flotte che sto portando qua, dovrebbero bastare. Se battiamo, vai, dati, ciao. Allora, flotte. Venite qua. Un po' di pieti che possiamo perdere, no, la prendiamo a livello core, ce ne vuole ancora, no, perde popolazione, no, dobbiamo colonizzare, non tornare indietro di questo. È il nodo di Malacca adesso, eh. Un po' di soldi, tanto ci stanno. 25 punti amministrativi e più 10 è un bel po' di gente. Vabbè, non è massimo, insomma, 25 punti. Conquer Qatar. Spy Network. Trade efficiency. Tra un po' posso salire anche a livello militare. 19, 18. Ok. Loro sono ancora high? Possibile? Sì, ci credono ancora, eh.
No, non ci posso andare, devo far cadere prima questa. Vai, grande. Mi sa che devo smontare Pasai, perché basta, mi sono rotto le balle. Purtroppo il fatto del nuovo controllo non ci posso andare lì. Sto bloccando il porto, sì. Pasai fa pace, medio. Ok, un palo di pace bianca. 32%, vediamo se... Antemoro, Kilwa... Antemoro non stava? Stava da quelle parti là. Antemoro. Sì, era Guatemala. Antemoro e Kilwa. No, Kilwa. Ciao. Te le vita tante balle. 6 anni di tregua. So for peace. Ta. Soldi. Ok, grande, grazie. Ok. Ed uso extension. Noi dovremmo riuscire a far guerra a questi adesso, eh? Vai. Malacca non c'ho poche province. Come stiamo? Come cominciamo a posizionarci? Sai che siamo tipo questi piccoletti. Kilwa. Dove siamo? Indostan 37,4. Vabbè. Ship Ghost meno 10. Yes. Poi prendiamo le navi. Non so se vanno aggiornate, ma non credo. Sì, una. Ok, torna al Golfo di Bengali qua. Allora, quello che potete fare è costruire un po' di cose sulle coste, ma... Cioè, i soldi. Navi... Naval Force Limit più 2. Un cavolo. Perché no? Ah, non c'è spazio proprio, ok, quindi qui sì. Almeno aumentiamo un po' il force limit. Ah, dovevamo prendere le Maldive pure, non ci penso. Crash them. Ok. Najd vuole passare? No, grazie. Meno 3,16. Ok. Uff. Quindi solo Malacca praticamente adesso ci manca da diventare i più forti. Allora, Samarinda. Yes. Poi Kutai. Abbiamo portato le navi lì, sì. Facciamo questo. E... Facciamo... 40 e 5 di 20-25 ci rientriamo, sì. Allora potremmo migliorare anche le flotte. Facciamo 40 per parte. Va bene. A livello uomini, mamma mia,
quanti ne potrei pigliare ancora. Tipo 60. Allora, 30, 10, 20. Ma posso permettere una cosa così? Yeah, posso. Devo stare attento appena fatti a dividerli, perché sicuramente mi andranno in attrito. Ok, guadagno 1100 al mese, voglio. Adesso mi devo preparare per rompere le balle a questi. Sono terzo, ero secondo un attimo fa, eh. Come funziona a livello di country, score comparison? Ah, me la batto con gli ottomani. Hai capito. La Francia sempre prima, abbondantemente prima. Io, Come va a livello uomini? Meno 7, però hanno più navi. Riesco a portare 30 uomini senza attrito. Vediamo a quant'è che comincia l'attrito. Wow, che provincia. Mazza, intorno ai 50 di supply. Terribile. Ok, perfetto. Livello militare, grande, grazie. Ok. Come va con gli ottomani? Siamo sempre felici, gli ottomani? Sì, 200, ammazza. Ok, a livello di power, Hindustan, 64%, grande. Qui, ok, qui, qui, grandi, qui, ok. Questo cos'è? Siam, non ci interessa. Malacca, siamo questi, 10%. Vabbè. A livello militare facciamo proprio schifo, solo 3 punti. Però dai, no. Siamo livello 20. Diciotto. Covert action, fabricate, claim, Kutai. No, si passa. Berau. Anche se questi potrei vassallizzarli, sono piccoli. Vabbè, sti cavoli. Anche se a livello diplomatico. Madonna, ma perché mi muoiono re in continuazione? Ma che sfiga incredibile. Manado. Pure. Due, tre, tre, vabbè, almeno. Naval Race vs France, 176 navi, 941. Colonize Manada, no? Facciamo questa. Non so se voglio occidentalizzare, no, 1700, ma che occidentalizza fa? Tanto ormai ci siamo, è per la talassocrazia che è la cosa che mi preme. E dai marittime ormai mancano due, ci siamo quasi, dopo ci dedichiamo a recuperare il gap qua. Ok, tra un po' andiamo pure avanti. Cattedrali, quindi posso spendere un po' per aumentare le tasse.
Mi ha fatto perdere un bel po' di soldi sta cosa della stabilità, eh. Ok, eccoci qua. Boom. 10 al mese. In verità non posso permetterlo di abbassare più di tanto, perché se si ribellano gli amici, so cavoli. Passata un'altra mezz'ora, eh. Potrei abbassare la manutenzione dei forti. Più che altro. Ok. Mettiamo un po' di gente a bordo. Ce la portiamo qua. Anche questi potremmo attaccare, eh? A dire la verità. Tarakan. Siamo quasi pronti, eh? L'ultimo claim. Però nel prossimo episodio daremo una bella botta a questi. Pronti. Quanti uomini hanno? Che poi mi sa che sono pure senza alleati. No. Kutai. Ma non credo che siano forti, eh. Kutai, magari. Però vediamo le armate. Kutai. Dove stanno? 25.000 uomini. Sono pochi questi. Dove arriva a te? Andiamo a prendere altri, va? Si sono messi là, sono pronti. Allora, mettiamo questi a bordo con un bel generalozzo. 24. Ci spostiamo qua. Ok, 50 punti diplomatici, schifo non fanno. E siamo pronti, eh. Scenderei lì. Ci siamo tranquilli. Average claim. No. Ma sì, dai. Vabbè. Giusto perché è buono di valori, eh. Take Samarinda. A noi, andiamo, tutti lì. Perfetto. Facciamo guerra lampo, dai, e chiudiamo l'episodio. Non dovrebbe essere difficile. Siege ability, mi piace. Penso che dobbiamo difenderci contro questi. Allora, qui Palopo. Solo lì potevo fare claim, quindi boh. Possiamo portare via le spie. Take Palopo. Dai, Ciccio. Casca. Dai, cadi, cadi. Blue Spite, pieti, vediamo un po' come siamo messi. Prendiamo, andiamo avanti. Ok, andiamo giù. Forza. Ok, andati. Andiamo avanti. Forza.
Mettiamoci qua a metà per parte, così non gli vengono idee. Non si passa. Naval leader maneuver più 2, sì. Manca l'ultima, eh. Vai. Mettiamo i cannoni qua. Gli Arcande si vuole sposare addirittura. Casca pure questa? No. Ah, qui ci potrei arrivare via mare, bene. Oh, 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 oh. Ah, fa il giro, vedi? Bastard inside. Ok. Ok, dai, guarda, sta finendo. Vabbè, penso che per quello per cui ho i core passi sto punteggio. I claim, voglio dire. Ok, un po' di soldi, ma non fa. E ciao. Ok, siamo. Il fatto di alzare l'autonomia non dà problemi per il trade power. Solo per le tasse e cose così. Il trade power lo si prende solo perché si ha la provincia. E qui mi sa che ci dobbiamo parcheggiare un po', perché questa... si ribelleranno sicuramente. Poi dovremmo attaccare Palopo qua. Tidore. Tidore. Chi è Tidore? Non posso manco sapere chi è, non la vedo sulla mappa. Incredibile. Gente a caso mi chiede l'amicizia. Un po' come Facebook praticamente. Allora, a livello adesso di trading, come va? Malacca, Pasai, fanculo Pasai, ti dovremmo smontare Pasai un pezzo dopo l'altro, lo sai tu, no? Infatti adesso quello che devo fare è lavorare su Pasai per fare i claim su Pasai. Pasai deve morire. Quattro navi nuove pesanti. Quattro navi pesanti. Fa una cosa, tu vai a casa. L'obiettivo è population più 400. Ok, talassocrazia. Ci siamo quasi, eh. Ci manca solo praticamente Malacca di diventare più forti. Abbiamo 120 anni per farlo, e voglia te. Stiamo di nuovo riperdendo soldi. Incredibile. Prende il prestigio? Interessante. Teologia non ci serve. Generale, punti. Punti sì. Oh, 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 oh. Tabarestan e Shirvan. Tabarestan, tutta sta roba. Il problema è che questi forti sono obsoleti, perché siamo già con i forti livello 6 in giro, eh. Quindi speriamo che non vengano a rompere le scatole a me. E Shirvan pure dovrebbe essere qua su Astrakhan, eccolo qua, ok. Penso che basti questo, magari, pure questo, eh. Queste non servono, Tabare stanno non a faccia sul mare. Ho 37 uomini. Accetto, dai, vengo.
Andiamo sulle montagne, va? Ok. Never Race 181. Sì, domani. Kalantan. Vabbè, dai. Never Race contro di loro. Facciamo così, ne facciamo. Questa posso fare, no? Ah, accettando giustamente ho rimesso su tutti i forti. Ok. Metto su solo quelli che mi interessano. Si perde tutto il garrison, vabbè, ma tanto. Ok. Ok. Addirittura un prestito? Nemmeno ci avevo mai fatto caso. Wow, e quanto è grosso. Quanto scade? 4 anni. Ho preso un prestito? L'ho preso adesso? Sono stato così fortunato? Vedo che l'ho preso adesso. Che culo. Allora, vediamo un po'. Se volessi andare un po' a dar fastidio al Tabaristan, non posso passare. Afghanistan? Dai, ciccio. Un po' di prestigio. Ok, andiamo ad assediare qualcosa. Il nostro amico, forza. Guarda, gli ottomani si sono scatenati. Conversione fatta, prossima. Ce l'ha mandati qua. Poverini. Livello 21, tutti occidentalizzati. Cioè l'unico fesso qua che non occidentalizzato sono io. Incredibile. Siamo in un mondo occidentale. Vabbè, io voglio quantomeno prendere il mio obiettivo. Ormai occidentalizzare una nazione così grande potrebbe essere un bagno di sangue. Però magari per chiudere la campagna ce lo possiamo pure fare, che ci frega a noi. Ternate. Dove stai te? Ternate. Vabbè, fuori da Malacca sicuro, quindi. Ah. Declina. Già è finita la guerra. Mi hai fatto spendere 50 punti militari. Pensavo che facevamo un po' di più. La prossima. Va bene. Gli ottomani si vogliono risposare già. Nah. Ok, un'altra colonia è andata. Ammazza la velocità. Ah, quando ho messo a fare le navi, giustamente, è successo un casino della Madonna. Vado un attimo sotto. Preso un prestito, non finisce più. Ok, 60. Quanto manca a Satalassocrazia? Porca mignotta. A livello di idee ci manca questa, che si sblocca a 391. E poi mi manca il nodo di Malacca, su cui ho un 17% al momento. Vabbè, io direi pure di chiudere l'episodio, perché ormai siamo al 1700, abbiamo 120 anni per mettere a posto la situazione di Malacca.
che penso siano abbastanza sufficienti. Probabilmente dovremmo anche mettere a fare una nuova colonia. E ci sono ancora da fare? No. Io direi che possiamo chiudere. Vi ringrazio ragazzi come sempre dell'attenzione. Noi ci vediamo nei prossimi episodi.